Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare! Chi bella vuole apparire, bene deve patire. Io se sono pronta per il nostro weekend di fuoco. Signore e signori, va ora in onda il Mezzo TG, il primo telegiornale in lingua messinese. Conducono in studio José Villari e Mimma Ferrisi. Buon divertimento! Signora Mimma, signor Villari. Io capisco che è venerdì. È venerdì, sono contenta. Ah no, pensavo che stai scudato a pinnola della pressione. No, signor Villari, sono a postissimo, però non so perché mi sento molto ma molto più serena. Ah. Sarà la presenza del mio Rocco, che le posso dire. Però è tutta un'altra poesia, un'altra cosa. Sono contento per lei, cara signora Mimma. No, io per lei no, invece. No, 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 io sono contento per lei. Ma senta, ha un fine settimana organizzato? Signor Villari, diciamo che dobbiamo fare un weekend con Rocco, però Matteo mi fa una sorpresa. Bene, martedì bene. Martedì glielo dico. Speriamo che sia una sorpresa importante. Glielo dico. Io invece le dicevo che per lei non sono tanto contenta. Perché, signora Mimma? Non so se ha visto quella. Ma chi da come... ma pure a mia, io cerco di difenderla, però è un po' strana. È indifendibile, veramente. No, è indifendibile. E poi dico, secondo me è l'unica donna, l'unico essere vivente che chiavi pila solo d'un lato. Cioè, si dice Ceretta, ma solo d'un lato. Vabbè, signora Mimma, dico, ma poi a lei, cioè, chi capisci anche? Con i peli, perché dico, ormai lo sappiamo, abbiamo le prove, e lei ci piace. Ma non lo so. Signora Mimma, intanto c'è la prima cosa che è importante, è una gran buona figliola. Vabbè. Certo, ci sono troppe cose su cui lavorare. Cioè, certo, perché dico... Vabbè, prima o poi finirà, voglio dire. Che più lusa e più lusa, dico. No, ma signora Mimma, che cosa vuole le dica? Donna pelosa, donna virtuosa, sì. Donna baffuta, sì. Sempre piaciuta. Sì, certo, però questo non vale per lei, signor Villari. Perché per lei il motto che vale è basta che respiro. No, ma signora Mimma, ma che figura mi fa fare? Non lo so, non lo ma so. Ma che poi non è così. La verità. Chi di che mi conoscono? E appunto, dico, lo vedete voi con i vostri occhi. Non sto dicendo menzogna. Vabbè, possiamo andare avanti, per favore? Vada. L'avevo ogni mognono, sta cosa, cu. Mariella. Mariella, oh, è venuto su Sgarbi. Ca? Sì. Ovviamente viene sempre qua a fare Bush. Lo fa so. Sempre Bush. Vabbè, signor Villa, ma lei si ricorda, si chiama Sgarbi. Oh. E per forza è sgabbariato. È sgabbariato. Perché sennò... Dico, quando parla di cose culturali, siamo sempre bravi. Poi, dico, datta una gammata. Calmino, vieni qua e ci aiuti a risolvere le cose. Certo. Con concretezza. Che mormorì. È sempre che mormorì. Soprattutto. Poi, signora Mimma, lei lo sa che io di fronte a casa mia ci sono le capre. Di fronte a casa sua? Sì, ci sono le capre. Vabbè, signora, vi potrei dire qualcos'altro. Ormai loro l'hanno capito quello che ho pensato. Ma va bene così. No, ci sono le capre con cui io dialogo. Cioè, ecco, avete visto? Io niente disse. No, vabbè, io dialogo, cioè siamo vicini di lei, casa. E chi se dovesse la mia. Ma signor Villari, prima o poi a questo lei lo deve incontrare. A questo Sgarbi. E che ci dici? Dici perché ogni volta che chi sta tutto a cacco ci capre. Capra. Ora noi capre, io nella qualità mi sta capra di presidente dell'associazione Capre Riunite. Ah, ho capito. Dice noi la nostra funzione la svolgiamo ogni giorno. Certo. Alana e badamo. Se ne volete mettere tutto funno e ne mettete tutto funno. Accanto funno dice a me i patate non mi piacciono. Certo. Ma mi metto giustizia. Un latte ci damo pure. Ma insomma picchi l'aglio sempre con noi. Allora signor Sgarbi, lei non ha a fare sta cortesia, quando è tutto a caccotuno. Ci diciste che le dico? Ci diciste, José! Gli dica José eventualmente. Certo, un poco personale nei miei. Vabbè, comunque. Ma non capre, va bene? Se proprio vuole essere offensivo. Oh, capre è un animale nobile che fa uso dignitoso mestiere. Se lei dice, qualcuno dice, José che non sei José che non sei altro. E veramente, mi creda, offende. Ecco, appunto, uno dice, ma sei un José. Un José. Va bene, andiamo avanti. A proposito di integrazione. A proposito di integrazione, pari che ieri sera al Palazzo della Cultura
succede qualcosa di interessante. E noi eravamo là. Però glielo facciamo vedere. Come all'acqua, tutto pazzo. Va bene. Ora ve lo facciamo vedere. Servizio di Federica Zaccone. Vai, vai. Ottimo il riscontro ottenuto dallo spettacolo a proposito di integrazione, organizzato dal Comune e dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina, andato in scena ieri sera al Palacultura. Un evento che ha messo in primo piano l'importanza sociale del concetto di integrazione, un tema più attuale che mai, un diritto essenziale e universale, nonché una responsabilità comunitaria, come hanno messo in evidenza il sindaco a Corinti e l'assessore Santisi durante la conferenza di presentazione. Lo spettacolo ha visto come protagonisti artisti non vedenti, i cori degli studenti della scuola media Gaetano Martino e Migrantes, il gruppo di ballo della comunità singalese, nonché i volontari del servizio civile e la scuola di danza Petrushka. Un evento artistico, quello di ieri sera, che ha coinvolto tutti coloro che credono fermamente nell'integrazione, nella ricchezza del multiculturalismo, ma soprattutto credono nella prospettiva di una città che, nonostante i notevoli problemi, è disposta ad accogliere, crescere e civilizzarsi attraverso la pratica dell'integrazione. Signor Villari, io veramente, io, lei lo sa, a me tutto quello che è integrale mi piace assai, mi deve credere. Integrale? Tutto quello che è integrale a me mi piace. Sì signora, ma non era un servizio fatto a beneficio? Ho capito. Che c'entra l'integrale? Pasta? No, quale pasta? Queste persone che si uniscono, che si fanno questi progetti. Signora Mimma, trattasi di processi di integrazione. Questo volevo dire. Già li abbiamo anticipati ieri, quando siamo andati in quella scuola, non c'erano tutti i bidditi. Fenomenali. Ma ieri hanno continuato, perché bisogna insistere sulla qualità e sulla verità dell'integrazione, quanto possa fare bene. Integrale lo sanno tutti. Integrale, signora Mimma, integrale, chi non ci piace, lei è pane, la pasta, arrocco, il nudo integrale. Se lei sempre lascia la testa. Sì, no, lei lava sempre la testa. Questa si tratta di integrazione. Va bene. Tra gli sri lankesi, come vede, sta cosa, secondo mia, c'è Ian. Sicuro. Il nostro amico Ian. Pare che non ci cupo. Ian è un nostro amico collaboratore. Sì. Ma non lo sapete, tanto buddicchi. Veramente io non come hanno a caccia. Vabbè, comunque, lei lo pensa che è un collaboratore. Alberto, non è che ti offendi. No. Pure Albertino c'è. Pure Albertino. Il per condicio io lo devo dire. Il per condicio. Certo. Ne sta consumando lei sta puntata. Va bene. Signora Mimma, ma adesso ritorniamo sempre su quel ferro che a lei piace battere. A me non piace battere un ferro. Sì, finché è caldo. Non lo so. La cultura, sì. Signora Mimma. Sto facendo tutto scusa. Abbiamo un intervistato estremamente spigliato. Sì. Spigliato, che è il nostro Roberto, che ci condurrà in questo mondo, come dire. Ci suggerisce qualche cosa. Sì, fatto di carta, del romanticismo. Sì, una novità. Una novità, Roberto. Roberto. Per questo fine settimana, cosa consigli ai messinesi di leggere? Io consiglierei come saggio una biografia musicale del critico inglese David Epworth. In questo libro l'autore analizza veramente la musica inizialmente inglese e americana che è uscita in quel periodo, in quel preciso anno storico, perché secondo lui gli album pubblicati in quell'anno, ad esempio Perle di Janis Joplin, tanto per citarne uno, hanno segnato la musica rock e l'hanno nobilitata, rendendo questo genere un genere musicale imprescindibile. E poi un altro libro che consiglio è un thriller, Babylon Berlin, di Volker Kutscher. Questo è veramente un thriller ambientato intorno alla fine degli anni 20, nel pieno della crisi della Repubblica di Weimar. È molto interessante perché l'autore interseca la storia con i fatti storici di quel periodo, quindi ad esempio gli attentati da parte dei comunisti, i tentativi anche da parte dell'esercito tedesco
di riportare al potere l'imperatore. E poi, infine, l'ultimo libro che vi consiglio è Storia della buonanotte per bambini ribelli, che prende in questa antologia. È stata scritta da due autrici che hanno inserito le storie delle principali protagoniste in campo scientifico, artistico, dall'antichità ai giorni nostri. In onda! Signor Villari! Siamo in onda! Ma picchi così, ne picchiava tutti e due. No, sta cosa. A me, io l'ho capito perché mi è venuta sta cosa, perché a me questo ragazzo Roberto mi rilassa. Sì, se mi toglie tranquillità pure a e mia. Quando tu parla io proprio mi viene una cosa. Non muzzucavo, scherzese. A tutti e due contemporaneamente. Ma salutiamo Roberto. Ciao Roberto. Ovviamente che... Ragazzo di grande cultura, se ti posso insegnare a qualcosa sarebbe anche cosa gradita. Non tanto gradita. per il signor Villari, per esempio, favore. Se ci potessi parlare del sussidiario, dove noi in qualche modo dovremmo riniziare il nostro percorso culturale, sarebbe meglio. E non delle volte queste belle madonette a noi. Ma la gente che ci ascolta di tutto modo, signora, guardi che i nostri amici sono veramente un pubblico estremamente selezionato. Il nostro pubblico? Il mio pubblico! Va bene, guarda che malaiunnata! Ma come si dovrebbe mai chiudere il fine settimana senza la consapevolezza del weather? La consapevolezza del weather. Weather. Ma che tempo farà sabato e domenica? È tempo di navigare da parte del Caio Duilio. Salve e ben ritrovati dal Caio Duilio. Nella giornata odierna un flusso di umide correnti sud-occidentali apporta un graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dalle aree tirreniche. Temperature rialzo specie sulle aree ioniche, venti moderati con rinforzi tra Libeccio e Ponente, mari in genere molto mossi. Sabato 20 gennaio. Una perturbazione proveniente dal nord Europa tende a lambire le regioni adriatiche e il sud, innescando marcate condizioni di stabilità atmosferica. Scarse precipitazioni nella prima parte del giorno in tutto il sud Italia, ma sostanzialmente assenti in Sicilia. Le temperature in diminuzione con massime di 14 gradi e minime di 12 gradi. Venti, rotazione dei quadranti settentrionali con picchi massimi di velocità di 40 km orari. I mari, per via dei venti sostenuti, si presenteranno da molto mossi ad agitati, spesso sul Tirreno. Domenica 21 gennaio. I venti settentrionali che seguono la perturbazione apporteranno marcate condizioni di stabilità atmosferica, specie tra Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, soprattutto nel Palermitano e nel Messinese, ove sono attesi rovesci intermittenti anche a carattere temporalesco al mattino. Nevicate sui rispettivi rilievi, con quote e rapido abbassamento dalla sera, quando tenderà ad assestarsi fin sotto i 1000 metri di altitudine. Temperature dunque in diminuzione con massime di 12 gradi e minime di 10 gradi. I venti saranno ancora provenienti dai quadranti settentrionali con forti raffiche di tramontana. I mari risulteranno dunque molto mossi o agitati, specie il Tirreno. Dal Caio Duilio è tutto, M la rubrica Tempo di Navigare rinnovano l'appuntamento la prossima settimana. Sono tempi di incertezza. Sono tempi in cui non si capisce bene se da buttare l'ombrello o da stare a casa. E perché fai tutta questa cosa? No, tempi come volevo. Sì, ho capito, sì, cioè, dobbiamo essere più semplici perché è concreto. Insomma, amici nostri, il tempo è impaggiato. Per cui regolatevi voi, a discrezione vostra. A discrezione vostra. Mi raccomando. Ora noi ce ne andiamo. Ma ritorniamo martedì. Ovviamente. Se vuole Dio, signoruzzo, e a Madonnuzza. So. Va bene. Mi raccomando. Passiate ugani. E mi raccomando, quando il cane ha bisogno di fare qualche bisognino, La busta. Perché voglio dire, uno non si dimentica di farvi una raccomandazione, esce dallo studio e trova le cacche poppò. Non si può fare. Perciò, cari amici a quattro zampe, quando passiate il vostro bacione, ricordatevi cortesemente che la strada è di tutti. Certo. E che devono pulire purtroppo, i padroni, purtroppo, non voi. Signora mia, ma posso parlare con gli amici miei a quattro zampe? Certo. Purtroppo, cari amici miei a quattro zampe, durante la quotidianità ci sono parecchi bipedi
Eh? Che cambi non ti lasciate. È vero. E sono più bastardo di voi mille volte. È vero. Però se senti uno quando trovano giustamente... Una cacca popò. Una cacca popò. Diciamola. Ecco, però non è colpa vostra. Perciò quando passiate i vostri bacioni, ricordatevi sempre da bustina. Da bustina, e glielo dite. E glielo dite. Così loro puliscono. O i muzzecani. Perché... Con questa raccomandazione vi rimandiamo a martedì prossimo. Ciao. Signora Mimma. È stato un piacere. È stato un piacere, buon fine settimana. Rocco, arrivo! Sì, Rocco, arrivo. Rocco, arrivo. Niente, mi è fuori da televisione. Ciao, ciao, ciao.